1284, La battaglia della memoria. È un libro che presentiamo con grande piacere, perché gli aspetti delle battaglie navali nel Medioevo non è che siano, come dire, dappertutto, che si trovino con facilità. Quindi questo libro ci aiuta anche a capire come potevano essere, come si svolgevano, e ce ne racconta un vero esperto, soprattutto dalla parte dei genovesi, diciamo la verità, perché però la battaglia è sempre una battaglia navale, e sono anche molto contento che questa presentazione veda anche la partecipazione del professor Paolo Grillo, docente di storia medievale della Statale di Milano, che voi conoscete bene perché molti di voi c'erano la settimana scorsa in archivio, quindi hanno avuto modo già di ascoltarlo. Non rubo tempo ai relatori, perché ci interessa anche a me sentire che cosa ci possono raccontare, e quindi grazie a tutti voi per essere qui, buon ascolto, e come sempre, se alla fine avete domande, siamo qui per rispondervi. Grazie, buon ascolto. Questo libro di Antonio. Dicevo, un vero piacere essere qui a presentare questo libro di Antonio, perché è un bel libro, innanzitutto. È un libro che suggerisce molte cose, e credo che è tanto interessante per l'appassionato, per il semplice amateur di storia, quanto per, come io purtroppo per me sono, per lo storico di professione. Non starò, ve lo dico subito, a farvi il riassunto del libro, perché credo che non sia questo il compito di un presentatore. Allora, questo libro parla di una battaglia. Fino a una quindicina d'anni fa, le battaglie erano una di quelle cose che gli editori scientifici trattavano con i guanti di amianto, no? Perché pericoloso, il racconto, i fatti, gli eventi, si era ancora sotto, come dire, quell'influenza forte, per cui narrare era il male, mentre estrapolare strutture o schemi culturali adesso era bene. Poi è arrivato Alessandro Barbero, ha pubblicato La Battaglia, intitolato proprio così, sulla battaglia di Waterloo, ha venduto più di tutta la saggistica, tutto il resto della saggistica storica messa assieme, e quindi da quel momento, se ci si presenta un editore con una proposta editoriale, la prima cosa che dice: guardando Speranza, se c'è La Battaglia? No, non c'è, già, dal gelo, no? Quindi la monografia sulla battaglia adesso è diventata un genere che gli editori pubblicano con piacere. Io stesso sono corresponsabile di questa moda, vengono pubblicate un paio anch'io. La memoria è uno scontro fra due città italiane, in cui non è che uno avesse torto e uno aveva ragione, infatti costruisce molto bene l'intrico di provocazioni reciproche che porta alla guerra, non c'è una vittima aggredita e un aggressore malvagio, e in cui la battaglia sembra essere fin dall'inizio senza storia, cioè i pisani attaccano con meno forze, schierati peggio, nella posizione tattica peggiore, col morale basso, venendo da una sequenza di sconfitte, quindi il fatto che abbiano vinto i genovesi non richiede grandi spiegazioni, sarebbe stato strano il contrario. Il bello del libro è che, nonostante questo, il libro è appassionante, è affascinante. Non sto dicendovi, è colpa della battaglia, non è colpa di Antonio, che invece è riuscito a fare un bellissimo libro. Un bellissimo libro, proprio perché, tutto sommato, la battaglia è una scusa, la battaglia è il punto d'osservazione, come se noi da questo scoglio
sottolineare soprattutto due aspetti del libro estremamente interessanti. Allora, non potendo puntare tanto sul cosa, quindi non sulla battaglia in sé, che pure è ben narrata, benissimo testimoniata, insomma, le fonti sono tali, la società di invidia in qualsiasi storico dei secoli centrali del Medioevo per la quantità, la qualità, l'articolazione, la migliore cronaca di Jacopo Doria è praticamente quella del testimone oculare, ci sono gli atti notarili genovesi che illustrano il prima, il durante e il dopo della battaglia, le cronache pisaniche un po' meno eloquenti danno comunque la possibilità di cambiare il punto di osservazione. Ma la cosa, il primo elemento di grandissimo interesse è il come. La guerra navale, in generale la storia marittima dell'Italia medievale, non è un oggetto della storiografia italiana frequenti particolarmente, con particolare frequenza, con particolare intensità. Ci sono delle sintesi, ma sono americane o comunque anglosassoni per la maggior parte, c'è quella molto importante di Marco Targheroni, che però è esauditissima e fuori catalogo, e comunque tendono a avere obiettivi leggermente differenti, interessa la grande marineria commerciale prevalentemente, oppure le crociate che diventano il maestro che attira nel suo gorgo tutta l'attenzione. Quindi io stesso medievista mi sono accorto leggendo il libro di Antonio che avevo idee non scorrette ma tutto sommato piuttosto approssimative su cosa fosse davvero andare per mare, non soltanto combattere per mare, ma ci sono veramente pagine molto belle in cui la vita quotidiana a bordo di queste di questi regni, pardon, perché giustamente lui esordisce dicendo nave, è un tipo ben particolare di natante, e quindi si può davvero quasi immedesimarsi in una serie di passaggi nella vita, per esempio a bordo di una galea dei rematori, che attenzione sono uomini liberi, salariati, tutto sommato neanche mal pagati per questo lavoro, che però per la durata delle spedizioni, che si stava in mare, dovevano adattarsi a un tipo di vita veramente duro, lo spazio a bordo della galea è poco, si vive gomito a gomito con altre 200 persone altrettanto accaldate, sudate, quanto si è in prima persona, non ci si può lavare perché l'acqua è preziosa, ci si può lavare come si va a terra. Quindi ci sono pagine efficaci insomma sull'impatto anche olfattivo di una nave da guerra o mercantile duecentesca, i problemi dell'approvvigionamento, i problemi del combattimento, che sono descritti in maniera veramente estremamente dettagliata, si capisce davvero bene il come, il cosa si faceva, come si arrivava al combattimento, si rimane anche stupiti di fronte all'articolazione di strumenti bellici che venivano utilizzati. Vi faccio un solo esempio: nell'imminenza dell'arrembaggio si potevano bersagliare le navi nemiche con sapone, in maniera che gli avversari non riuscissero a tenersi in piedi sul ponte e quindi non riuscissero a manovrare adeguatamente. Quindi veramente un piccolo manuale, un piccolo testo che chi vuole capire, anche se non fosse interessato alla battaglia di per sé, chi vuole capire questo aspetto fondamentale, perché pensate a cos'era per l'economia italiana il controllo dei traffici marittimi, il controllo delle grandi vie di comunicazione verso l'Oriente. Quindi chi vuole capire come per
circa 3 secoli gli italiani abbiano di fatto dominato le rotte mercantili e imposto una quasi totale supremazia militare sul Mediterraneo, questo rappresenta sicuramente un prezioso strumento, un prezioso approccio. Secondo elemento, il perché. Come vi dicevo, i pisani erano meno, erano stanchi giù di morale, erano in una posizione tattica sbagliata, col sole negli occhi. Perché? Perché non erano stupidi, questo emerge molto bene dal libro. Ogni tanto succede, ogni tanto c'è il comandante stupido che manda i suoi uomini a farsi massacrare perché sopravvaluta le proprie forze, perché pensa che comunque otterrà una medaglia d'argento lo stesso, ma non è questo il caso, anzi ci sono anche questi personaggi molto ben delineati nel libro, in questo caso questo Morosini veneziano che era stato affidato il comando della flotta. Pisana forse non era uno dei grandi ammiragli dell'epoca, ma era un personaggio di assoluto valore e di grande esperienza, non peggiore comunque dell'altrettanto incompetente comandante genovese, se con competenza intendiamo l'aver già vinto delle altre battaglie navali, diciamo. E allora qui il libro appunto si allarga, ma qui dalle secche e dalla sfoglia della Meloria ci spostiamo in tutto il Mediterraneo e giustamente Antonio parte da quasi un secolo prima, anzi le radici profonde sono di 2 secoli prima, quando le crociate offrono questa opportunità straordinaria ai mercanti, ai marinai, mercante marinaio, pirata, capitano di nave da guerra, della marina ufficiale, tutte queste figure non si distinguevano in realtà troppo l'una dall'altra. Le crociate appunto aprono opportunità straordinarie al commercio italiano, ma opportunità straordinarie vogliono anche dire una certa concorrenza per il controllo dei punti migliori, dei porti migliori, delle rotte commerciali più fruttuose. Non starò a raccontarvi i vari tasselli di questo grande gioco, come lo chiama nel libro Mediterraneo, che viene ripercorso con grande dettaglio, ma vorrei sottolineare un aspetto, cioè questo non è originalissimo, cioè tutti quelli che si sono occupati della Meloria hanno giustamente puntato l'attenzione sulla grande rivalità commerciale che esisteva tra Genova e Pisa. Ma il libro di Antonio mette in luce un aspetto che invece finora era stato molto molto trascurato, cioè nel 200 i grandi trasporti mediterranei in realtà stavano cambiando radicalmente di natura. Se nell'undicesimo e nel dodicesimo secolo si trasportava prevalentemente merce, quella che le fonti dell'epoca chiamano merce sottile, molto cara e molto poco ingombrante, e quindi con possibilità di ricarichi molto forti, le spezie, prima di tutto, i tessuti, i broccati, le sete orientali, eccetera. Nel 200, a questo commercio che rimane fruttuosissimo per l'amor del cielo, ma non è che scompaia, anzi si articola ancora di più con l'apertura del Mar Nero, si affianca però altrettanto importante un commercio di merci grosse, che sono materie prime di cui si alimenta l'industria, la
manifattura europea, l'Europa del 200 nel sistema globale che includeva, diciamo, come poli la Cina, l'India, il mondo islamico, l'Africa nera, che era poi l'appendice del mondo islamico, e l'Europa, ecco, l'Europa era la fabbrica. Quello che è la Cina adesso, cioè un posto che grazie al fatto che è un po' più povero degli altri produce a basso prezzo grandi quantità di e dispone di eccellenti materie prime, altro fattore. L'Europa produceva peraltro cose di alta qualità, non di bassa, aveva alcuna tecnologia rilevante, ma l'Europa produce ed importa materie prime per alimentare questa. E poi il grano, il cibo. L'Italia del 200 è una nazione molto popolata, sovrappopolata. Attualmente la popolazione italiana è circa il 9% del complesso della popolazione europea, allora sfiorava il 20%. Quindi rispetto alla media continentale l'Italia è già adesso in Italia sovrappopolata. Per cui pensate all'epoca in cui percentualmente era il doppio rispetto a oggi. Soprattutto queste città costiere, Genova non ha un'altra terra, e deve sfruttare qualsiasi cosa cresca, fa una certa impressione che a un certo punto questi si sospendano la guerra perché bisogna raccogliere i fichi, non c'è la mietitura, ci sono i fichi, perché non bisogna sprecare nemmeno i fichi. Pisa ha un'entroterra, non è una grande entroterra, soprattutto non particolarmente fertile, perché è la bassa valle dell'Arno sostanzialmente, e quindi devono alimentarsi di quello che importano, e importano grandissime quantità di materie prime, di materie animali, dalla Sicilia. E qui ci sarebbe tutto il contesto politico della guerra del Vesco che non apriremo, dalla Sicilia, tutte e due, ma prevalentemente Genova, dall'Africa settentrionale, dal Mar Nero, ancora prima delle sete che arrivano attraverso la via della seta, il grano dell'Ucraina era già nel 200 e della Romania una risorsa fondamentale per l'economia occidentale. E Pisa dal Sardegna. Mi sono divertito in queste dettagliate notizie che fornisce il libro a guardare gli atti di pirateria compiuti dai genovesi, perché i genovesi sanno di essere superiori, vogliono provocare i pisani a battaglia e lo fanno sostanzialmente stringendo in una sorta di blocco navale. No, male che si poteva fare con le risorse dell'epoca, ovviamente, per due anni Pisa. E ho trovato una nave che portava anche lana, un pontone che portava cotone veniva dall'Egitto probabilmente, e probabilmente da Pisa sarebbe stato riesportato verso la Valle Padana, dove veniva utilizzato per fare i fustani. La lana probabilmente era l'ottima lana merinos dell'Africa settentrionale, e forse sarebbe stata lavorata a Pisa, dove c'era un'industria lanera di un certo livello. Niente spezie, niente sete, niente nessuna delle merci che ci aspetteremmo, e invece tanto grano, tanto formaggio, uno alla Sardegna lo sfrutterà anche per il pecorino, tanto argento, uno alle miniere d'argento della Sardegna le sfrutta, carne, quindi una realtà che sì, a livello teorico la sappiamo, no? I manuali di storia economica più aggiornati sottolineano questo aspetto, ma che si fatica a visualizzare, no? a valutare davvero quale sia l'importanza. Qui emerge benissimo, queste navi in realtà probabilmente, non so se le proporzioni sono le stesse, forse le merci più preziose viaggiavano in convogli meglio strutturati.
edulcorati, un po' più difficili da predare, però l'impressione che i due terzi, almeno, dei carichi fossero di basso valore e però di grande quantità e di grandissima importanza. Per cui emerge proprio bene che lo strangolamento, la strategia, ogni successo dei genovesi, lo strangolamento di Pisa, ma non lo strangolamento economico, non il fatto di dover abbandonare i lucrosissimi traffici delle spezie e delle sete, anzi su quello Genova è addirittura messa peggio, perché per avere le galee, per fare il blocco navale, deve sospendere anche lei i commerci a un certo punto, per cui questo sacrificio è su tutti i fronti, ma Pisa è proprio ridotta alla fame. Pisa non può resistere e deve accettare lo scontro e giocarsi tutto in un unico, diciamo, tiro di dadi, proprio perché questa strategia genovese fa mancare gli elementi fondamentali. In un'Italia degli anni 80 del 200, in cui la popolazione è alta ovunque e quindi le risorse sono contesissime, per cui probabilmente non era facile procurarsi il grano maremmano, lombardo o romagnolo, perché c'era richiesta ovunque per questo tipo di prodotti, anzi probabilmente li riesportava in buona parte. Quindi questo libro ci offre una quantità di notizie, una quantità di informazioni importanti su degli aspetti del mondo medievale che forse si crediamo di conoscere, ma in realtà non conosciamo molto bene. Ce le offre proprio perché Antaliora è un vero ricercatore, quindi non si limita a leggere un paio di cronache sintetizzate. Qui c'è dietro un lavoro impressionante, ve lo dico sinceramente. Una considerazione che mi è venuta leggendo questo libro e pensando adesso appunto alla cattiva guida politica, alla buona guida politica, è che queste sono anche un po' un antidoto al mito della battaglia che noi abbiamo, no? Noi siamo cresciuti con Napoleone che vinceva la battaglia, vinceva la guerra, perduta la battaglia, perduta la guerra. Non è una nozione solo di Napoleone, questa frase in realtà di Ciardini, ma l'idea della battaglia decisiva, no? Ecco, in realtà le battaglie non sono sempre così decisive, ogni tanto lo sono, ma soprattutto le città italiane hanno una capacità di resilienza impressionante, per cui certe battaglie, certe sconfitte catastrofiche, penso alla Melaria, ma penso pochi anni dopo a Capraldino, nella guerra fra Firenze e Arezzo. Ecco, noi tendiamo a fermarci alla battaglia, no? E quindi Genova batte Pisa, Pisa ha perso. Ma Pisa resiste ancora per anni e giustamente Antonio fa notare che si riprende e non, la Melaria non è l'inizio della decadenza di Pisa, gli Aragona sono l'inizio della decadenza di Pisa, ma in parte con Genova peraltro. Così come dopo Camaldino Arezzo resiste ancora due anni. Ci vuole del pelo sullo stomaco, e qui chiudo con questa nota, che c'è tanta umanità in questo libro, e forse il pezzo più bello di questa umanità sono questi 9.000 prigionieri pisani che dopo la Meloria vengono tradotti a Genova e li abbandonati. Ai pisani non interessano. I genovesi li usano per ricattare i pisani e farli arrendere, e i pisani decidono di non farsi ricattare con un'operazione politica, forse politicamente sensata anche, ma umanamente tremenda. E le scelte politiche dei pisani, dei leader pisani, che utilizzano molto cinicamente questi prigionieri per costruire, per i loro giochi politici a Pisa, per costruire le loro basi di potere a Pisa, il conte Ugolino, il suo avversario Rinieri, una operazione veramente di un cinismo terribile che condanna questi uomini a 15 anni
di prigionia a Genova e alla fine ne vedrà tornare, se capito bene, un migliaio, forse un altro migliaio era riuscito a uscire nel corso dei 15 anni, ma almeno 7.000, se 7.000 moriranno a Genova senza riuscire a rivedere la patria, in compenso, e questa è una cosa curiosissima, lasciandoci una serie di opere bellissime, perché erano persone anche di cultura, c'era tutto il gruppo dirigente cittadino, e allora per campare, in qualche maniera bisognava sopravvivere, mettono su uno scrittorium, un laboratorio di scrittura, di rilegatura, di miniatura, di manoscritti, di altri, o loro, e ovviamente, lo sapete tutti, il più famoso è il milione che Marco Polo prese prigioniero in un'altra occasione, ma preso prigioniero 12 anni dopo, ancora trovò 12 anni dopo gli ultimi prigionieri pisani, e mentre i prigionieri pisani probabilmente gli spiegavano come si sopravviveva a Genova, ha trovato il tempo di raccontargli il milione. Grazie a tutti per essere venuti e grazie a Paolo Grillo per questa splendida raffigurazione di questo volume che io apprezzo molto perché, oltre a seguire da molto tempo la sua attività scientifica, e ne leggo anche i risultati rivolti al pubblico, e devo dire che l'ultimo volume di Paolo Grillo, Nascita di una cattedrale, secondo me è un volume che fa scuola da questo punto di vista. Si diceva prima di riuscire a raccontare alla gente ciò che lo storico fa e cerca e studia all'interno dell'archivio. Quel libro, secondo me, è veramente un risultato eccezionale da questo punto di vista, ci tenevo a dirlo. Dunque, io vorrei riprendere alcuni temi che Paolo ha citato, e arrivando anche a dire la mia sul famoso giudizio di Dio, che poi non è la mia, ma è chiaramente un'adesione mia ai testi che mi sono trovato sotto mano. Però parto da una metafora che non ho fatto io, che è di un mio carissimo amico Emiliano Neri, che voglio qui citare, che ha recentemente paragonato la battaglia, in questo caso la battaglia navale, ma la battaglia in genere, ha una partita di calcio. Immaginiamola un po' in questa maniera, uno scontro tra due squadre. A volte nella partita si sa già chi è il più forte, insomma, le schedine giocano su questo, a volte la questione è più incerta. Cos'è successo nell'ambito della storiografia degli ultimi decenni e che Paolo ha giustamente richiamato all'inizio del suo intervento? È successo che, grosso modo, attorno alla metà del Novecento, vi sia stato un rifiuto per la storia delle battaglie. Per la storia delle battaglie così come la si faceva nel corso dell'Ottocento. La histoire bataille, la chiamavano proprio così col trattino e mezzo i francesi. E perché? Perché era una storia serie, una storia che raccontava semplicemente una serie di fatti, concentrava l'attenzione su grandi personaggi, ma poi alla fine ci diceva poco del contesto sociale dell'epoca. C'è stata poi una reazione nel corso degli ultimi 60-70 anni a questa histoire battaglia, che però è andata a finire esattamente dalla parte opposta, ovvero nel fare una storia sociale delle battaglie, una storia anche culturale delle battaglie, senza tenere conto di che cosa? Delle operazioni militari in sé. Allora, la metafora calcistica. È come se noi studiassimo unicamente la squadra di calcio dal punto di vista del sistema di gioco, del piano di gioco messo in campo, studiamo magari le potenzialità dei singoli giocatori, però poi non andiamo a vedere la partita. Un po' come quelle cose terribili che si vedono in televisione in cui i telecronisti guardano lo schermo, ti raccontano la partita, e tu devi cercare di capire quello che accade dal loro racconto senza vedere i giocatori in campo. Ecco, negli ultimi diciamo 50 anni la storia militare si è fatta spesso in questa maniera, cioè andando a vedere le strutture delle istituzioni, quindi
militari, ma tralasciando del tutto le operazioni militari. Ora, giustamente Paolo citava prima Bordelli, nel quale nel suo Civiltà in piedi del Mediterraneo aveva già messo i punti su questo problema. Lui parlava innanzitutto di una storia a tre dimensioni, il rapporto dell'uomo con l'ambiente, il Mediterraneo, rapporti, strutture sociali ed economiche e politiche e culturali, e infine la storia degli avvenimenti. Ora, il mio tentativo è stato semplicemente quello di andare a recuperare in maniera integrale il discorso di Brodel. All'inizio devo dire che è stato un tentativo un po' inconscio, cioè istintivo, dovuto anche al fatto che a Genova possediamo una quantità enorme di fonti che permettono un lavoro di questo genere, fonti cronachistiche addirittura continue, si parte dal 1099, si va avanti fino per due secoli con la storia narrata anno per anno, ovviamente a parte dal punto di vista del ceto di governo, quindi con un particolare punto di vista. Un enorme materiale notarile che ci permette di conoscere invece giorno per giorno la vita quotidiana dei nostri genovesi, come sfogliare un grosso quotidiano e vederli passare da una parte all'altra, intrallazzare tra di loro. Materiale diplomatico, trattati, negoziazioni, insomma, un archivio straordinario. Quindi una storia di questo genere a Genova obiettivamente è possibile, una storia a n dimensioni, possiamo dire. Allora, nel mio volume ho cercato di recuperare sia una storia delle strutture delle due città, sia una storia delle operazioni militari che confluirono nel corso della battaglia della Leonia. Ecco dunque che il volume è suddiviso in varie parti, che espongo proprio brevemente perché molto ha già detto Paolo. Ho dedicato alla storia delle strutture i primi sette capitoli, fondamentalmente. E che cosa vado a raccontare in questi primi sette capitoli? Beh, fondamentalmente mi sono accorto che Genova e Pisa sono due realtà strutturalmente diverse. Genova, innanzitutto, è una città-porto, ovvero una città in cui il porto è parte integrante delle proprie infrastrutture abitative. Il mare entra dentro la città e tutti coloro che conoscono Genova lo possono testimoniare. E Pisa è una realtà completamente diversa, una città con porto, anzi una città con diversi porti, che sta su un fiume, ancorché navigabile, ma che le cui infrastrutture portuali in fin dei conti sono distanti dalla città stessa. Ecco, partendo da questa differenza di fondo, ho cercato di coglierne grosso modo i caratteri. Allora sono andato a evidenziare tutte quelle strutture che Brodelli mi suggeriva, le strutture economiche. Anche qui c'è una grossa differenza. Mentre Pisa è per buona parte della propria storia soprattutto una città in cui si immagazzina e per poi smistare soprattutto verso l'entroterra toscano, Genova è una città più dinamica, dove più che alle merci si guarda al capitale, si preferisce forse immagazzinare capitale più che lane o cose di questo genere. Dopodiché ho guardato anche la struttura politica, e qui vorrei provocare anche Paolo, mi è parso di capire che la stessa politica, la stessa conformazione del comune genovese, favorisse in un certo senso la conduzione di una guerra lunga come quella tra Genova e Pisa, che lo ricordo inizia nel 1282 e terminerà solamente nel 1299 con la pace finale. Perché? Perché Genova ha una struttura maggiormente verticistica. Vi sono quattro famiglie, le quattro gentes, di cui l'appellativo è quasi istituzionalizzato, che detengono il potere: Doria e Spinola, Fieschi e Grimaldi. E al tempo della battaglia della Veronia, due di queste sono al governo. Vi sono due capitani del popolo,
che hanno il sostegno del popolo e sono di parte di Bellina, come Pisa, ma nel momento in cui scoppia la guerra, questi due capitani del popolo decidono di affidare la sua conduzione a il cosiddetto ufficio di credenza, istituzione che si trova anche altrove, ma che a Genova ha un potere fondamentalmente superiore a quello degli stessi consigli cittadini. E qua c'è un punto di controverso, qui magari potremo anche discutere, perché? Perché a Pisa deve essere esattamente il contrario. Vi è sì il podestà, ma poi vi è una serie di consigli che si rimpallano molto spesso le responsabilità. Quello che vi passo di capire è che a Pisa le decisioni avvenissero in maniera molto più lenta che a Genova. Con questo non voglio dire che in un caso abbiamo una struttura democratica e nell'altro no, assolutamente, ma che proprio la meccanica della scelta del che cosa fare di fronte al nemico genovese fosse al fine diversa. Ecco, questa parte strutturale, diciamo, si innesta su quella che è una lunga storia di contrasti. Una storia di contrasti che ha inizio con la prima crociata, fondamentalmente. Nel periodo precedente Pisa e Genova si erano tranquillamente avvicinate l'una all'altra, avevano compiuto delle imprese l'una assieme all'altra, l'impresa di Almadia in Nord Africa, a Palermo nel 1064, ma verso la fine del secolo cominciano a capire che sono piuttosto incompatibili, il Tirreno è troppo stretto per entrambi. Che cosa accade? Accade che nel corso del XII e del XIII secolo le due città si contendono appunto quelle che sono gli snodi fondamentali del Tirreno, ovvero le tre grandi isole, la Corsica innanzitutto, che è la prima, la Sardegna da cui si ricava grano e argento, quindi un elemento essenziale per le economie e l'approvvigionamento del tempo, e la Sicilia. La cosa che ho voluto aggiungere è l'analisi delle operazioni militari. E questa, in effetti, può apparire nell'ambito degli studi della storiografia degli ultimi decenni un po' una novità, tanto più che le operazioni navali che vado a descrivere sono fondamentalmente navali, appunto, si tratta di una guerra combattuta sul mare. Allora, ho avvertito una seconda necessità. Per capire lo stesso e per far comprendere al lettore che cosa volesse dire combattere sul mare nel corso della seconda metà del 200, ma in questo modo le cose che scrivono possono essere rapportate a un periodo sicuramente un po' più largo, che comprende quantomeno il secolo precedente e una buona metà del secolo successivo, ebbene, ho deciso di introdurre ben tre capitoli prettamente di storia marittima e navale. Come si dice, la prima, appunto, una materia non dico sconosciuta, ma sicuramente abbandonata da molti decenni nella storiografia italiana. Basti pensare che l'ultima descrizione completa di questi eventi risale alla fine dell'Ottocento. E allora, che cosa vado a descrivere in questa parte? Parto da una divisione molto semplice, che non ha citato Paolo, ma la cito io molto volentieri, quella tra naves e galeone, solo accennata. In effetti nel Medioevo noi abbiamo fondamentalmente due tipologie navali, una serie di legni, perché il termine utilizzato era semplicemente legna in relazione al materiale, no? Di cui erano fatte, legni a scafo tondo, che erano utilizzate fondamentalmente per il commercio e che avevano nella loro versione più classica il nome di naves, non navi, quello che utilizziamo noi oggi, e legni a scafo sottile che erano utilizzati fondamentalmente nel corso della guerra, ovvero le galee che conosciamo tutti bene. Ovviamente tra queste due tipologie vi erano una serie di scafi intermedi che condividevano ora le caratteristiche dell'una, ora dell'altra tipologia. E ho centrato allora la mia attenzione sulle galee e lì veramente ho scoperto un mondo. Ho scoperto un mondo perché per due motivi. Innanzitutto perché di queste galee noi abbiamo
una cospicua documentazione nell'archivio genovese, gli stessi annali genovesi riportano, e questo l'ho riportato per intero nel volume, un piano navale che Genova mette in campo nel 1285, cioè l'anno immediatamente successivo alla battaglia della Veloria, che avviene il 6 agosto del 1284. Ebbene, io mi sono stupito personalmente nell'osservare come si prevedesse di avere a bordo ben 12.000 uomini. 12.000 uomini per una realtà come quella genovese, che poteva contare allora come città circa 50-60.000 abitanti, erano sicuramente un numero cospicuo. È da dire una cosa però: Genova aveva, per il privilegio del Papa, 1162, la possibilità di costrizione nei confronti delle due riviere, da Monaco, dice il privilegio, a Capocorvo, fondamentalmente a Sarzana, la zona di La Spezia. Ecco. E quindi in questo piano sono riportate le contribuzioni che ogni città delle riviere, che voi milanesi conoscete bene perché venite in Liguria tutte le estati, doveva dare per la guerra: Sesto Levante, Noli, Ventimiglia, Albenga, e dicendo. Ma come si combatteva a bordo di queste galee? Come avveniva il combattimento navale? E lì devo dire che le descrizioni sono estremamente scarne. Gli stessi annali genovesi, che, come ha detto Paolo, rappresentano la fonte principale, coeva, contemporanea, gli eventi, si limitano a raccontare di varie zuffe, anzi delle zuffe vere e proprie, si soffermano sul particolare del mare che si dipinge di rosso, cose di questo genere, però raccontano quello che avviene prima, nelle fasi immediatamente precedenti alla battaglia. È un dispiacere non avere anche fonti pisane da questo punto di vista, e guardate, nemmeno veneziane. C'è qualcosa a Barcellona, ma per il 300, per cui è veramente un unicum questo patrimonio documentario. E allora che cosa è venuto fuori? Che cosa ho scoperto? Beh, la battaglia aveva diverse fasi. Vi era innanzitutto la fase del posizionamento, che ho scoperto essere estremamente importante. E la cosa interessante è che i genovesi dispongono le proprie galee innanzitutto su due file, in modo da avere una sorta di riserva guidata dal grande ammiraglio Benedetto Zaccaria, che possa correre con la cosiddetta voga arrancata, cioè con tutti i reparti di voga contemporaneamente nel mezzo dello scontro, e magari salvare la situazione. Ma questa doppia schiera era sistemata nella cosiddetta posizione falcata, ovvero a mezzaluna, con la ammiraglia leggermente avanzata. E la cosa che mi ha colpito, la cosa interessante, è che la disposizione delle galee all'interno dello schieramento genovese, ed è probabile che i pisani facessero lo stesso, che fosse qualcosa piuttosto in voga nella pratica marittima del tempo, corrispondeva esattamente alla topografia della città di Genova. Genova era divisa in 8 compagnie, quartieri potremmo dire per semplificare. Queste 8 compagnie sono presenti, ciascuna deve corrispondere, deve procurare un tot numero di galee, e a questa operazione evidentemente provvedono sia nobili che popolari, che fanno parte, che vivono all'interno di questa circoscrizione demotopografica, come dicono gli storici. E cosa succede? Che questa stessa disposizione delle 8 compagnie, a partire da quella di Castello, che dove è il nucleo cittadino più antico della città, è esattamente riprodotta nello schieramento genovese. Inizialmente si procedeva con un lancio di frecce, o si utilizzavano dei manganelli presenti a bordo per distruggere le vele, ma generalmente le vele delle galee si ammainavano lungo la corsia centrale, distruggere lo scafo dell'avversario. Man mano che si procedeva in avanti, entravano in azione i balestrieri, e anche qui ho notato una differenza tattica importante tra Genova e Pisa. Mentre le fonti genovesi dicono che appunto a combattere sulle galee genovesi erano dei balestrieri, ebbene, pare che i pisani utilizzassero fondamentalmente degli arcieri, sicuramente meno efficaci da questo punto di vista, come
sfondamento iniziale. Ciò che mi ha fatto pensare a una tattica di guerra molto legata a quella delle campagne di terraferma rispetto a quelle navali. I balestrieri ovviamente combattono anche sulla terraferma, ma questa differenza comunque mi è parsa importante. Insomma, si procede con questo lancio di dardi, a volte dardi infuocati, cercando di decimare l'avversario. Poi, quando ci si è avvicinati a dovere, si punta la galea avversaria con lo sperone, che non è il rostro delle navi sottomarine romane, il rostro delle navi romane stava sotto l'acqua, lo sperone era emerso, con lo sperone si tentava di o spezzare i remi della galea avversaria oppure di bloccarla penetrando all'interno dello scafo. In questa maniera la si fermava. Poco dopo avveniva l'arrembaggio, che era effettivamente un combattimento corpo a corpo che terminava in maniera estremamente sanguinosa, perché il mezzo era quello, lo spazio era quello che vi ho descritto e attorno c'era fondamentalmente il mare. E in quest'ultima parte del volume il grande problema è stato quello della narrazione. Perché? Perché fondamentalmente mi sono trovato di fronte alla storia narrata dal punto di vista dei vincitori. Le cronache pisane sono estremamente scarpe da questo punto di vista, mentre le cronache genovesi spariscono prese quasi in presa diretta. Capite che il problema è estremamente cogente, perché noi abbiamo una sola delle versioni dei fatti, che come spesso accade è la versione dei vincitori. Allora l'alternativa era semplicemente quella di dire: guardate, della battaglia della Meloria non possiamo sapere nulla, perché in fondo chi ci racconta i fatti li racconta a suo uso e consumo, è addirittura il fratello dell'ammiraglio Genovese. Io ho scelto una strada diversa, che mi è stata criticata, e io accetto chiaramente le critiche, controbatto volentieri, che è stata quella di utilizzare la fonte genovese come una lente di ingrandimento, cioè sfruttare a mio vantaggio questa estrema soggettività della fonte per cercare di capire qualcosa di più, primo, sull'autore della fonte stessa, secondo, sul punto di vista della fonte stessa. Di qui allora derivano i numerosi richiami che necessariamente devo fare al lettore nel corso della narrazione delle operazioni militari, in quanto procedo narrando una narrazione, cercando di interpretare il motivo per cui il mio autore narra quell'episodio in quella data maniera. Un procedimento magari un po' arzigogolato, ma il risultato mi è parso abbastanza soddisfacente. Ho cercato di concludere però appunto andando a vedere anche quello che gli inglesi chiamano l'aftermath, che cosa accade immediatamente dopo la crociata, dopo la battaglia, negli anni immediatamente successivi, come si sviluppa il conflitto dopo la battaglia, andando ad affermare qualcosa che già un grande storico come Marco Calderoni o Gio Cristalino avevano perfettamente colto. La Meloria non è affatto decisiva, Paolo Grillo l'ha spiegato molto bene, i pisani saranno sopraffatti nel momento in cui fondamentalmente perderanno la Sardegna, siamo nel 1324, però nella mentalità del tempo ha un ruolo importante più per gli sviluppi interni a entrambe le città, sia a Genova che a Pisa avvengono dei rivolgimenti dal punto di vista del regime politico in atto. A Genova la cosa è un po' più semplice, il capitano del popolo, non Roberto Doria, non è d'accordo con alcune scelte del compagno, si fa sostituire dal figlio. Ma a Pisa abbiamo il grande episodio di Ugolino, l'episodio dantesco che penso voi conosciate tutti, che è uno degli ammiragli della battaglia della Meloria e che Dante pone, come voi sapete, insieme a Ruggeri nell'inferno, in quella tremenda scena del rosicchiamento del campo. E in questa parte, oltre a quello che giustamente ha detto Paolo, vi è una proposta di lettura ulteriore,
che mi è parsa molto, molto interessante. Ho discusso con alcuni dantisti che hanno sicuramente ammesso di dover ampliare e guardare bene la questione, e la proposta fondamentalmente è questa. Come avete sentito, ci sono oltre 9.000 prigionieri presenti a Genova dopo la Meloria, prigionieri della Meloria e dei due anni di guerra precedenti. Questi prigionieri, per sopravvivere, mettono su questo atelier e producono, copiano decine di codici. La ricerca storica sta, la ricerca sta portando alla luce proprio in questi anni. C'è un grosso centro dell'Università di Verona che si occupa di questi manoscritti pisano-genovesi, che sono sparsi in mezzo a Europa e che riguardano le materie più disparate. Sono romanzi cavallereschi, trattati di teologia commissionati a questi prigionieri. E quello che accade fondamentalmente è un gioco politico particolare che fa sì che a Pisa, ebbene, sia Ugolino sia Ruggeri finiscano per rifiutare gli accordi di pace con Genova proposti da Genova nel 1288. Rifiutare e conseguentemente lasciare in carcere per un'altra decina di anni queste migliaia di prigionieri. L'ipotesi forte che faccio in una pagina finale del libro, ma sicuramente ha creato un po' di scalpore, ma sicuramente andrà ancora approfondita, è che Dante abbia ben a mente questi eventi, abbia ben a mente le azioni di entrambi e che finisca per posizionare entrambi nell'inferno congiuntamente, anche, potrei dire, a motivo di queste migliaia di prigionieri lasciati nelle carceri di Genova, in una condizione, diciamo, di semilibertà certamente, ma con la specifica di doversi mantenere da sé. Andatevi a rivedere il canto relativo dell'inferno e magari se ne potrà discutere. Jacopo Doria riflette sulla battaglia della Meloria, riflette sulla battaglia ovviamente dal proprio punto di vista di vincitore e di fratello del vincitore, no? Del capitano del popolo che ha vinto, ma nonostante ciò si lascia sfuggire alcune affermazioni che mi hanno fatto intendere come egli in fondo credesse realmente che Genova avesse un particolare favore divino. Cioè, si può sempre supporre che questa sua esternazione sia un'esternazione di comodo, no? Però bisogna sempre ritenere a mente una cosa: l'età di cui noi ci occupiamo è l'età in cui la religiosità, fondamentalmente, come dice sempre uno dei miei maestri, Franco Cardini, si respirava nell'aria. Per cui a me è parso che queste parole che adesso vi leggo possano veramente rappresentare, non dico il pensiero comune, e qui ci sarebbe un grosso dibattito sulla storia delle mentalità da fare, ma quantomeno la visione degli eventi di parte del centro dirigente genovese. Visione degli eventi, peraltro, leggo subito, rapportabile a quanto al contempo avviene a Pisa, la quale, prima di affrontare la battaglia, chiama il vescovo a benedire la flotta. E insomma, sono elementi che io terrei in considerazione. In ogni caso, dice Jacopo Doria, deprecando la Felix Superbia dei pisani: ma i pisani credevano senza dubbio di schiacciare velocemente i genovesi e quasi ridurli al nulla. E tuttavia è cosa inaudita ai nostri giorni che una città forte sia stata in così poco tempo tanto oppressa da un'altra sola città, come per giudizio divino la città pisana fu oppressa dagli uomini di Genova. O mirabile degnazione della tua pietà, tua maiuscola chiaramente, verso gli uomini di Genova, o felice superbia dei pisani
per cui la città di Genova fu innalzata in tanta potenza e decorata di tanto onore. O altitudine della sapienza, della bontà, della giustizia e della potenza di Dio, quanto sono occulti i suoi giudizi e non investigabili le sue vie, perché impero, d'ora in avanti, la città genovese ricevette le ricchezze e innumerevoli benefici, per i quali noi non conosciamo che lei abbia fatto alcuna cosa degna. Dunque, preghiamo tutti in umiltà e in devozione Dio Padre Onnipotente, affinché allievi la città genovese e si degni di reggerla, governarla e conservarla, concedendole tranquillità di tempi con assidua protezione. Retorica? In parte sì, però forse in fondo ci crediamo. Grazie.